Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi voglio mostrarvi come realizzare un vestito in cotone all'uncinetto. Realizzeremo un pezzo unico, senza cuciture, quindi un top down a corpo unico, per una taglia 42-44, un 42 morbido diciamo, e lo faremo utilizzando 350 g di filato in 100% cotone, pari a 7 gomitoli da 50 grammi. Io ho utilizzato questo filato che misura 160 metri per 50 grammi e dove è consigliato di lavorarlo con l'uncinetto del numero 3. Io ho utilizzato l'uncinetto del numero 3,5 per rendere la lavorazione un pochino più morbida. Poi serviranno un paio di forbici, un uncinetto del 3,5 quindi e un ago da lana. Ho scelto di realizzare questo vestito con il colore nero, un colore che trovo molto raffinato ed elegante e che va benissimo per ogni occasione. Ma voi potete decidere di interpretare questo progetto con le tonalità che più si avvicinano al vostro gusto. Potete scegliere anche di utilizzare un altro tipo di filato, come per esempio il lino, oppure la viscosa, il bambù che è un filato molto morbido, o addirittura la seta. Vi consiglio però di usare un filato sottile come questo, abbastanza sottile, quindi da lavorare con l'uncinetto del 3,5. E vi consiglio anche di provarlo, di indossarlo mano a mano che lo lavorate, in modo da poterne controllare la vestibilità. L'effetto finale di questo vestito è molto molto particolare e lo trovo veramente molto raffinato. Ma vedrete comunque quanto semplice, quanto facile è da lavorare e sicuramente con un indosso, un vestitino così, non passerete assolutamente inosservate. Andiamo quindi a vedere come si realizza. Con l'uncinetto del numero 3,5 vado ad avviare 150 catenelle. Una volta avviate, io adesso sto lavorando su un campione perché il vestito l'ho già eseguito, vado ad allinearmi tutta la riga delle 150 catenelle e le vado a chiudere in cerchio con una maglia bassissima. In questa maniera qui. Dopodiché eseguo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e nella quinta catenella eseguo una maglia bassa. Faccio 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto 4 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4 e nella quinta eseguo una maglia bassa. Faccio 7 catenelle di base, 7 catenelle, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e nella quinta eseguo una maglia bassa. Si vengono quindi a formare questi occhielli. Dovrete a fine giro averne 30 occhielli. All'inizio ho fatto 8 catenelle anziché 7 per occhiello perché una catenella mi corrisponderà a una maglia bassa alla fine del giro. Quindi proseguo così per tutto il giro realizzando 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto 4 maglie di base e nella quinta faccio una maglia bassa. Proseguo così per tutto il giro. Alla fine del giro, fatte le mie ultime 7 catenelle, mi vado ad agganciare con una maglia bassissima nella prima catenella, il primo occhiello eseguito. Vado così a chiudermi il cerchio. Ora mi devo spostare al centro del primo occhiello
che sono andata a fare, e lo faccio spostandomi con delle maglie bassissime. Mi devo portare praticamente al centro dell'occhiello per iniziare a lavorare il giro successivo. Quindi eseguo 3 maglie bassissime, dopodiché da qui mi alzo con 3 catenelle e successivamente eseguo 2 maglie altissime all'interno, passando sotto all'occhiello, una maglia altissima e una seconda maglia altissima. Quindi sono andata a crearmi queste 3 maglie altissime al centro di questo occhiello. Ora devo fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, 2 volte il filo sull'uncinetto, mi sposto nell'occhiello successivo passando sotto all'arco ed eseguo altre 3 maglie altissime. 2 e 3. Proseguo così per tutto il giro, facendo 3 maglie altissime dentro al primo archetto, 5 catenelle di separazione, altre 3 maglie altissime nel secondo archetto. Proseguo così per tutto il giro, 5 catenelle, 3 maglie altissime, 5 catenelle, 3 maglie altissime. Alla fine del secondo giro, eseguite le ultime 5 catenelle, chiudo il cerchio facendo una maglia bassissima. Ora mi sposto con delle maglie bassissime per arrivare al centro del primo occhiello. Quindi una maglia bassissima, un'altra maglia bassissima qui, quindi sopra le 2 successive maglie altissime, e poi altre 2 maglie bassissime nelle prime 2 catenelle dell'occhiello. Sono così al centro dell'occhiello, dove mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla prima delle 3 maglie altissime che andrò a fare. Quindi una maglia altissima e un'altra maglia altissima. Escono così 3 maglie altissime. Ora il procedimento è uguale identico a quello del giro precedente. Pertanto andrò a fare 5 catenelle e 3 maglie altissime all'interno dell'occhiello successivo. Catenelle e 3 maglie altissime all'interno dell'occhiello. Quindi il motivo che ne uscirà sarà questo. Proseguo così per tutto il giro e andrò a chiudere, come ho fatto in precedenza, con una maglia bassissima. Alla fine del terzo giro, dopo aver eseguito le 5 catenelle, mi aggancio alla prima maglia altissima con una maglia bassissima e chiudo il giro. Mi alzo con 3 catenelle e per il quarto giro procedo così. Faccio una maglia altissima sopra alla seconda maglia altissima sottostante, una maglia altissima sopra la terza maglia altissima sottostante,
vedete in questo modo, e nell'arco delle 5 catenelle sottostanti faccio 3 maglie altissime. Una, due, e 3. Procedo in questo modo per tutto il giro, facendo 3 maglie altissime in corrispondenza delle 3 maglie altissime sottostanti e 3 maglie altissime nell'archetto successivo. Alla fine del quarto giro il risultato che ho ottenuto è questo. Quindi sono andata a riempire tutto il quarto giro con delle maglie altissime intorno al bordo. Concludo pertanto il quarto giro con una maglia bassissima in questa maniera. Per il quinto giro procedo così, mi alzo con 3 catenelle ed eseguo 2 maglie altissime nelle successive 2 maglie altissime sottostanti. Quindi una prima maglia altissima e una seconda maglia altissima. In questo modo. Ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 3 catenelle di base, 1, 2, 3, e nella quarta eseguo una maglia altissima. Nella successiva catenella di base sottostante faccio un'altra maglia altissima e una nuova maglia altissima nella successiva. Altre 5 catenelle, 3, 4, 5, salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, scusate, salto 3 catenelle di base, 1, 2, 3, e nella quarta faccio una maglia altissima, una successiva maglia altissima, e di nuovo un'altra terza maglia altissima. Procedo quindi per tutto il quinto giro in questa maniera, facendo 3 maglie altissime, 5 catenelle, salto 3 catenelle di base e nella quarta inizio a fare 3 maglie altissime successivamente. 5 catenelle di separazione, 3 maglie altissime. Procedo così per tutto il giro. Terminato il quinto giro, come sempre, mi aggancio alla prima maglia altissima eseguita e chiudo con una maglia bassissima. Il sesto giro procediamo così. Mi alzo con 3 catenelle e completo tutto il sesto giro facendo delle maglie altissime, come ho fatto così nel quarto giro. Quindi procedo in questa maniera. Tre maglie altissime sopra le 3 maglie altissime sottostanti e in questo archetto eseguo altre 3 maglie altissime. E procedo così per tutto il giro, completando con maglie altissime, eseguendo 3 maglie altissime sotto le 3 maglie altissime sottostanti e 3 maglie altissime dentro all'archetto di spazio creato. Alla fine del sesto giro chiudo con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle e vado a fare una maglia altissima e un'altra maglia altissima. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4, 5,
salto 4, 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, e nella quarta vado a fare una maglia altissima, di nuovo un'altra maglia altissima e successivamente un'altra maglia altissima. Quindi questo settimo giro è uguale al quinto giro che abbiamo fatto in precedenza, uguale a questo, e procedo così per tutto il giro facendo 3 maglie altissime, 5 catenelle di separazione, salto 3 maglie altissime di base e nella quarta inizio a fare le 3 maglie altissime. Procedo così quindi per tutto il giro. Chiudo il mio settimo giro con una maglia bassissima. A questo punto l'ottavo giro dovrò andare a lavorarlo separatamente, quindi separando la parte davanti con la parte dietro. Il motivo che si è venuto a creare è la parte traforata che ricopre le spalle e il décolleté. Questo è il collo che piano piano scende sulle spalle e copre la prima parte del décolleté. Io adesso devo andare a dividermi il lavoro in modo da lavorare la parte dietro con la parte davanti separata, perché per un pezzettino lavorerò a maglie alte le due parti separatamente e poi le andrò ad unire per ricominciare a lavorare in tondo, perché devo andare a creare gli scalfi per le maniche. Vi faccio vedere come. Questo è il vestito già terminato. Dovete piegare il lavoro a metà, quindi dovete piegare il lavoro e formare questa mezzaluna. Allora, nella parte della piegatura risulterà un occhiello piegato a metà, vedete, in questa maniera. Questo è l'occhiello e verrà piegato a metà. Questa metà contate 1, 2 e 3 e 3 occhielli. Dovete mettere un primo segnapunti dopo il terzo occhiello nella prima maglia altissima. Andate a contare poi, fate la stessa cosa dall'altra parte della spalla, quindi il mezzo occhiello, l'occhiello piegato, un occhiello, due occhielli, tre occhielli, e mi andate a mettere il marcapunto, il segnapunto, nella prima maglia altissima del gruppo di 3. Al centro di questi due marcapunti vi dovete trovare con 8 occhielli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altrettanto dovete fare con la parte del dietro. Nel settimo giro che avete finito e realizzato, tutto in tondo dovete trovarvi 30 occhielli. Una volta messi i miei marcapunti, e quindi dopo che mi sono andata a dividere la parte davanti con la parte dietro del lavoro, proseguo in questa maniera. Mi alzo facendo 2 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta e lavoro altre 2 maglie alte per un totale di 3 sopra le 3 maglie altissime sottostanti. Nell'arco di spazio lavoro 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Poi lavoro 3 maglie alte sotto alle rispettive maglie altissime, e proseguo così fino all'altro marcapunto, lavorando quindi 3 maglie alte sopra le maglie altissime e 4 maglie alte nell'arco di spazio,
fino ad arrivare al successivo marcapunto. In totale vi dovreste trovare 59 maglie alte. Alla fine del giro dovrò aver lavorato 59 maglie alte da marcapunto a marcapunto. Quindi che cosa faccio? Mi alzo con 2 catenelle, giro il lavoro e vado avanti a lavorare con giri di andata e ritorno. Lavoro così per altri 3 giri. Ecco, a questo punto del lavoro io ho realizzato 4 giri di maglie alte in andata e ritorno. Voi vi dovreste trovare 4 giri da 59 maglie alte ogni giro. Adesso il quinto giro andremo a fare il quinto giro nei successivi andremo a fare dei piccoli aumenti, perché a questo punto del lavoro, se voi indossate la prima parte del vestito che avete realizzato, vi troverete a questo punto all'incirca all'altezza del seno, quindi bisognerà andare ad allargare un attimino questa parte. Pertanto faccio 2 catenelle per alzarmi, faccio una maglia alta nella successiva maglia alta e sempre nello stesso spazio faccio un'altra maglia alta. Sono andata a realizzare così un aumento. Proseguo fino a quasi alla fine con tutte maglie alte. Arrivata verso la fine del giro, nella penultima maglia alta che devo realizzare, faccio il mio aumento facendo 2 maglie alte nello stesso spazio. E poi realizzo l'ultima maglia alta. Mi ritrovo così con 61 maglie alte. Il giro successivo faccio 2 catenelle, giro il lavoro e faccio la stessa cosa. Una maglia alta nello spazio successivo e sempre all'interno dello stesso spazio realizzo un'altra maglia alta e ho realizzato così un altro aumento. Proseguo per tutto il giro effettuando delle maglie alte e nella penultima maglia alta del giro farò un altro aumento, così a ritrovarmi 63 maglie alte in totale. Proseguirò poi con altri 2 giri di andata e ritorno e 2 giri senza aumenti da 63 maglie il giro. E questo è quello che abbiamo ottenuto facendo gli aumenti. Per il passaggio lo scalfo, praticamente per il passaggio del braccio. Ora vado a realizzare la parte dietro del vestito. Prendo il filo, prendo un nuovo filo, inserisco l'uncinetto dove ho messo il marcapunti nella base della prima maglia del gruppo di 3 maglie altissime. Prendo il filo, mi alzo con 2 catenelle e faccio le mie altre 2 maglie alte. Ecco, realizzando quindi 3 maglie alte sopra le precedenti maglie altissime. Nell'arco di catenella effettuo 4 maglie alte. Continuo con 3 maglie alte sopra le successive maglie altissime che mi ritrovo sotto e proseguo così fino alla fine del giro, ritrovandomi
con 59 maglie alte. Procedo per la parte dietro esattamente come ho fatto con la parte davanti. Una volta che ho terminato di lavorare le due parti separatamente, davanti e il dietro, proseguo in questo modo. Aggancio una parte del lavoro inserendo l'uncinetto nella prima maglia alta corrispondente. E unisco, mi alzo con 2 catenelle e proseguo la lavorazione a maglia alta in tutte le maglie alte sottostanti. Una volta arrivata alla fine del giro, mi vado ad agganciare alla prima maglia alta dell'altra parte lavorata separatamente ed unisco con una maglia bassissima. Mi alzo con 2 catenelle, giro un pochino il lavoro e continuo a lavorare tutto intorno a maglie alte. Così fino alla fine del giro. Alla fine del giro mi aggancio alla prima maglia alta effettuata con una maglia bassissima e quindi ho riportato di nuovo il mio lavoro in tondo, in questa maniera creando così lo spazio per il passaggio delle braccia. Ricapitolando quindi, io ho iniziato a lavorare il mio vestito in top down, iniziando dalla parte alta, dal collo diciamo, lavorando con il motivo traforato in tondo, poi finito la parte traforata ho diviso la parte davanti con la parte dietro mettendo i marcapunti ed ho iniziato a lavorare a maglie alte facendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri di maglie alte, dove nel sesto e settimo giro abbiamo fatto 2 aumenti, quindi da 59 maglie alte iniziali che avevo nella prima riga e ho portato avanti per la prima, seconda, terza, quarta e quinta riga, nel sesto giro di maglie alte ho fatto 2 aumenti, quindi 2 maglie alte, ho aumentato una all'inizio del giro e una alla fine del giro, portandomi quindi nel sesto giro a 61 maglie alte e nel settimo giro altri 2 aumenti, uno all'inizio del giro e uno alla fine del giro, arrivando così a 63 maglie alte. Poi ho unito il lavoro, come vi ho fatto vedere, la parte davanti con la parte dietro e quindi ho ripreso la lavorazione in tondo. Per altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 giri di maglie alte. 9 giri di maglie alte, quindi il primo, il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo giro. Ho mantenuto le mie 63 maglie alte lavorate in tondo. Nell'ottavo e nel nono giro ho fatto 2 diminuzioni per giro, che vi farò vedere appunto a breve, e quindi nell'ottavo giro ho fatto 2 diminuzioni e sono appunto arrivata a fare le mie 61 maglie alte e poi nel nono giro mi sono ritrovata ad avere 59 maglie alte e ho fatto la diminuzione nel modo seguente. In corrispondenza quindi di un fianco del vestito ho eseguito una maglia alta non chiusa, una successiva maglia alta non chiusa e poi ho unito assieme le 2 maglie. Ho proseguito con maglie alte fino all'altro lato del vestito e ho fatto la stessa cosa, ho fatto una diminuzione anche qui. Dopo che ho effettuato i miei giri di maglie alte, mi troverò all'altezza del punto vita.
Io ora andrò a realizzare nel girofianchi due righe di quadratini. E questo perché? Perché poi io sono andata a passare un cordoncino fatto di maglie alte. Mi piaceva molto l'idea appunto di questo cordoncino da legare in vita e per stringere leggermente il punto fianchi. Quindi prima di passare alla lavorazione del punto traforato, ho eseguito due piccoli giri di quadratini traforati, dove all'interno del primo giro ho passato questo cordoncino, poi ho realizzato due giri di maglie alte e sono passata alla realizzazione del punto fantasia traforato. Per realizzare i quadratini si procede in questa maniera. Mi alzo con 2 catenelle, eseguo una terza catenella perché le prime 2 catenelle corrispondono alla mia prima maglia alta, salto uno spazio di base, passo nel successivo e realizzo una maglia alta. Faccio una catenella, salto uno spazio e nel secondo spazio successivo realizzo una maglia alta. Una catenella, salto uno spazio, passo al successivo e faccio una maglia alta. Una catenella, salto uno spazio e realizzo un'altra maglia alta. Si vengono quindi a realizzare questi spazietti, questi quadratini. Proseguo così per tutto il giro. Alla fine del giro chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella della prima maglia alta del primo quadratino realizzato. Mi alzo con 1, 2, 3, 4 catenelle, faccio una maglia alta all'interno sopra la maglia alta del quadretto successivo, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Continuo a fare il giro come il giro precedente, faccio un'altra riga di quadratini. Il giro sarà un giro di tutte maglie alte, quindi mi alzo di 2 catenelle, entro nell'archetto del quadratino ed eseguo una maglia alta, un'altra maglia alta sopra alla maglia alta sottostante, una maglia alta all'interno del quadratino e così via. Solo che in questo giro dovrò realizzare all'incirca 21 aumenti, dovrei trovarmi alla fine del giro con circa 139 maglie alte e gli aumenti li effettuo in questo modo. Più o meno ogni 5 maglie alte faccio un aumento, quindi faccio una maglia alta e un'altra maglia alta all'interno dello stesso spazio. All'incirca ogni 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e la quinta all'interno dello stesso spazio. Quindi devo totalizzare 21 aumenti all'interno di questo giro e ritrovarmi con all'incirca 139 maglie alte. Alla fine del giro chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con 2 catenelle e proseguo a fare un altro giro di maglie alte. Anche in questo giro dovrò fare 21 aumenti per arrivare a 160 catenelle finali. Allora, significa che ogni 5-6 maglie alte vado a fare un aumento. L'aumento si realizza facendo un'altra maglia alta all'interno dello stesso spazio, come in questo caso. Quindi ogni 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento all'interno dello stesso spazio. Dovrò procedere così per tutto il giro. Alla fine mi dovranno risultare 160 catenelle. 160 perché il motivo fantasia che andrò a realizzare
poi si lavora su un multiplo di 10. Alla fine del giro vado sempre a chiudere con una maglia bassissima. Gli aumenti che sono andata a fare in questi due giri di maglie alte mi servono per far sì che il vestito non abbia una gonna fasciata, motivo quindi a tubino, ma venga leggermente svasata. Ora andiamo a realizzare il punto fantasia, che è composto dall'alternanza di semplicemente di due giri. Quindi mi alzo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio una maglia alta all'interno dello stesso spazio in cui mi sono alzata. Una catenella, salto 5 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e nella 4 maglie di base, nella quinta faccio una maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, all'interno dello stesso spazio faccio una maglia alta. Una catenella, salto 1, 2, 3, 4 spazi di base e nel quinto spazio realizzo la mia maglia alta. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno dello stesso spazio faccio una maglia alta. Una catenella, salto 1, 2, 3, 4 spazi di base e nel quinto faccio una maglia alta. 1, 2, 3 catenelle e all'interno dello stesso spazio realizzo un'altra maglia alta. Si vengono così a formare questi archetti. Il primo giro procederò in questa maniera qui. Alla fine del giro mi trovo a realizzare il mio ultimo archetto, quindi una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta, una catenella di separazione e mi vado ad agganciare al primo archetto eseguito facendo una maglia bassa nella terza catenella dell'archetto. In questa maniera qui. Il secondo giro del punto fantasia è semplicissimo. Mi sposto con una maglia bassissima all'interno proprio dell'archetto e mi alzo con 3 catenelle ed eseguo 6 maglie alte all'interno dell'archetto. Quindi una, 2, 3, 4, 5 e 6. In totale avrò 7 maglie alte, perché la prima è la maglia con cui sono le 3 catenelle con cui mi sono alzata. Passo all'archetto successivo lavorando 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi il motivo che ne esce è questo. Passo all'archetto successivo lavorando 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi procedo così per tutto il giro, creando questi ventaglietti di 7 maglie alte all'interno dell'archetto. Realizzati tutti i miei ventaglietti, vado a chiudere il giro con una maglia bassissima, agganciandomi alla terza catenella della prima maglia alta del primo archetto. In questo modo qui. Ora mi sposto con delle maglie bassissime nella quarta maglia alta del primo archetto realizzata. Quindi vado al centro del mio archetto. Quindi 1, 2, 3 e al centro del quarto. Mi alzo con una maglia alta con 2 catenelle, ne eseguo altre 3, 1, 2, 3, quindi un totale di 5 catenelle e all'interno dello stesso spazio vado a fare una maglia alta. Vado
a riprodurre quello che era il primo giro del punto fantasia. Una catenella di separazione, mi sposto al centro del secondo archetto, quindi nella prima, seconda, terza e quarta maglia, eseguo una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta all'interno dello stesso spazio. Quindi non faccio altro che andare a riprodurmi gli archetti come nel primo giro. Una catenella di separazione, 1, 2, 3, sopra la quarta maglia alta dell'archetto successivo faccio una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta. Una catenella di separazione, passo al centro del secondo archetto, sopra la quarta maglia alta e faccio una maglia alta, 3 catenelle, un'altra maglia alta e una catenella di separazione. E procedo così per tutto il giro. Di nuovo, lungo tutto il giro, questi archetti. Realizzato l'ultimo archetto, mi aggancerò al primo con una maglia bassissima all'interno della terza catenella del primo archetto realizzato. Come vi ho fatto vedere per il giro di ventagli precedenti, mi sposto all'interno dell'archetto con una maglia bassissima, realizzo 3 catenelle che corrispondono alla prima delle 7 maglie alte che dovrò realizzare all'interno dell'archetto, quindi una seconda maglia alta, una terza, quarta, quinta, sesta e settima maglia alta, andando a fare così il mio primo ventaglietto. Mi sposto nell'archetto successivo e vado nuovamente a realizzare le mie 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6 e 7. E procedo così per tutti i prossimi giri. Io per il mio vestito nero ho realizzato 15 righe di motivi appunto fantasia. Mi piaceva l'idea di una gonna che arrivasse sopra il ginocchio, però voi potete modulare la lunghezza dell'abito provandovelo in base anche alla vostra altezza e al vostro gusto. Procediamo ora alla realizzazione del cordoncino che andrà a stringere il punto vita del vestito. Lo passeremo poi all'interno dei quadratini del primo giro che abbiamo realizzato e avviamo una catenella lunga 1,5 metri. Andiamo poi a lavorare su ogni catenella una maglia bassa per tutta la lunghezza delle catenelle che ho realizzato e andiamo quindi a formare questo cordoncino di maglie basse. Da realizzato il mio cordoncino, ad una delle due estremità sono andata ad agganciarmi un marcapunti, oppure potete anche aiutarvi con una spilletta per il passaggio all'interno del punto vita del vestito. Quindi prendete il vostro vestito, lo piegate a metà, trovate all'incirca il centro e con la spilletta, aiutandovi, passate il cordoncino dentro e fuori ad ogni quadratino in questa maniera qui, tutto intorno al vestito, in modo da passare questo nastrino, cercando di mantenerlo dritto e fare in modo che non si attorcigli. Questo è il risultato del vestito dopo aver passato lungo i fianchi il cordoncino.
Io ho deciso di fare questo cordoncino con lo stesso materiale con cui ho realizzato il vestito, quindi con il cotone. Però potete anche decidere di utilizzare qualcos'altro, un cordoncino comprato in qualche merceria o una fettuccia. Poi giocate voi con il vostro gusto. Per esempio, io per questo abitino rosso che ho fatto l'anno scorso sono andata a passarmi questa fettuccia qui, perché mi piaceva giocare con uno stacco di colore, quindi sono andata a mettermi questa fettuccia nera. Quindi vedete voi, insomma, come preferite. Ed infine le rifiniture. Io sono andata a rifinire il vestito lungo tutto il perimetro del collo, del décolleté, con questi archetti e anche tutto il giro manica, eseguendo un giro di maglie alte, di maglie basse tutte intorno e poi realizzando questo piccolo pippiolino per dare un tocco più raffinato al vestito. Per la rifinitura ho fatto così. Mi sono agganciata ad un lato dell'occhiello. Ho preso il filo. Poi sono passata intorno all'arco e ho eseguito una maglia bassa. Ho pescato il filo. Ho eseguito poi una mezza maglia alta, una maglia alta, di nuovo una mezza maglia alta e per finire una maglia bassa, il tutto all'interno dell'occhiello. Poi sono passata all'occhiello successivo e ho fatto una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa all'interno dell'archetto, e quindi si viene a formare questa specie di cappetta e così via. Quindi si passa all'occhiello successivo con una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, nuovamente una mezza maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. E così via. Si passa all'occhiello successivo, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, di nuovo una mezza maglia alta e una maglia bassa. Quindi procedo così all'interno di ogni occhiello. Si viene pertanto a formare questa cappettina di rifinitura tutto intorno alla parte alta del vestito. Procedo poi a rifinire il giro delle braccia con un giro di maglie basse tutto intorno alla circonferenza delle braccia, agganciandomi con un filo nella parte bassa del buco delle braccia, quindi sotto dove c'è l'ascella, e facendo delle maglie basse tutto intorno al cerchio, così da dare un effetto più rifinito al vestito. Siamo giunti così alla fine di questo lavoro. Io spero tantissimo che questo progetto vi sia piaciuto. Sinceramente ne vado molto fiera di questo abito, perché è un vestito che ho realizzato di mia fantasia, provando e riprovando il motivo iniziale più volte, fin tanto che non ho ottenuto il motivo che avevo ben stampato in mente.
Lo trovo un abito molto raffinato e che ha molta personalità e spero tantissimo che si incontri anche con il vostro gusto. Se decidete di riprodurre questo vestito, mandatemi le vostre foto sulla mia pagina di Facebook, Il Filo Rosso. Se avete dei dubbi, perplessità, bisogno di chiarimenti, scrivetemi pure. E spero che vi iscriviate anche al mio canale YouTube Il Filo Rosso, se non l'avete già fatto. E vi saluto. Sono un po' emozionata in questo video, scusate. Non so se si è sentito, ma è il mio primo video. E quindi vi saluto e spero di venire a trovarvi con un altro video tutorial. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. A prestissimo, ciao ciao!